Grazie, buongiorno a tutti, grazie a Paolo Triani per la presentazione che mi ha fatto imparare tante belle cose su di me, e devo dire che in realtà partecipo con un ruolo attivo a questo convegno appunto per colpa di Paolo, che mi ha un po' incastrato, nel senso che quando mi fece la prima proposta, la mia risposta immediata fu il periodo in cui cade questo convegno, per me è così pieno, così già occupato che proprio non ce la faccio ad aggiungere una cosa in più. Quando però mi ha proposto di fare un intervento sotto forma di ricordo di Armando Ricobello, beh, non ho potuto dire di no. E sono rimasto così felicemente incastrato. E cercherò di svolgere appunto questo compito che mi è stato assegnato appunto a metà strada tra la ricostruzione di un pensiero e anche la presentazione appunto di una persona. La prima cosa che devo dire in realtà è che Armando Ricobello non sarebbe stato per niente contento del titolo che mi è stato assegnato, e forse neppure che si parlasse di lui in un convegno appunto dedicato al personalismo. Perché? Semplicemente perché, anche se probabilmente per iscritto o in pubblico non lo diceva così chiaramente, in privato era molto più chiaro nel dire che l'etichetta di personalismo in realtà non gli piaceva, e non gli piaceva per quali motivi? Esattamente per i motivi che abbiamo sentito prima dal professor Muga, cioè per i motivi di Paul Ricoeur, cioè per i motivi che si collegano a un certo condizionamento storico, temporale, ecco, del personalismo propriamente detto, e anche a certe sue insufficienze teoriche che poi col tempo si erano viste più chiaramente. Ecco, quindi era Ricobello stesso che ripeteva spesso, facendo lo suo appunto, il motto reso celebre da Paul Ricoeur: muore il personalismo, torna la persona. Certo, occupiamoci della persona appunto, ma senza più collegarla a una stagione che in un certo senso è rimasta chiusa. Dal punto di vista personale, ovviamente ci sono dei buoni motivi per collegare Ricobello alla storia del personalismo e in particolare del personalismo in Italia. Il motivo biografico, anzi bibliografico immediato, è che nel 1955 Ricobello pubblicò la prima monografia italiana su Mounier. Certamente una monografia che contribuì a rendere noto, celebre, il nome fino allora non troppo conosciuto di Mounier in Italia, e anche forse a dare una certa statura filosofica a una personalità che poteva essere un po' inquadrata nel letterario, se non addirittura nel giornalistico. Ecco, con il passare del tempo però, esattamente come Paul Ricoeur, che in un certo senso ha rappresentato un itinerario simile, parallelo nella cultura francese, Ricobello cominciò a sentire appunto il personalismo come una stagione chiusa e come soprattutto una stagione che non aveva espresso abbastanza rigore. E qui bisogna intendersi sugli dati di rigore, perché forse niente era più lontano dallo spirito di Ricobello quanto il rigore o la pedanteria filologica. Ecco. Più di una volta confessava di sentirsi molto in imbarazzo quando veniva citato come un esperto di qualcuno, perché aggiungeva: in realtà io non sono esperto di nessuno, non sono esperto di nessuno, leggo qualche pagina, mi ispiro, ecco. Era vento. Trovo qualche cosa di interessante, ma davvero non sono
quel non ho la forma mentis di chi va a pesare ogni singola sillaba, di chi va a controllare ogni nota a piedi pagina. Ecco, il rigore concettuale no, è un'altra cosa. Quindi il rigore filologico no, ma il rigore concettuale sì. Il rigore concettuale perché si tratta di pensare in maniera critica, circostanziata, delle idee, delle prospettive che possano ancora oggi svolgere un ruolo, che possano svolgerlo sempre, insomma, senza che diventino semplicemente delle esigenze, delle richieste. Ecco, allora, nei minuti che ho davanti, vorrei provare a attraversare molto rapidamente alcune delle espressioni, delle idee tipiche, ecco, di Armando Rigobello, forse affidandomi più a quello che ho sentito dalla sua voce che non a ciò che ho letto, mettendole più o meno in un ordine cronologico, più o meno, ecco, per mostrare appunto una strada che, come appunto abbiamo detto, è cominciata da un confronto con il personalismo propriamente detto, ma poi è giunta anche a risultati differenti. Prima tappa, la metterei nel 1963. Il 1963 è l'anno in cui, dopo un soggiorno in Germania, un soggiorno che Gobello riconobbe sempre come il momento di formazione fondamentale, forse, per la sua attività di ricerca, è l'anno, dicevo, in cui Gobello pubblica I limiti del trascendentale in Kant. Limiti del trascendentale in Kant, un grosso libro che viene pubblicato sia in italiano sia in tedesco e che certamente attira l'attenzione su di lui, appunto come di uno studioso che esce fuori appunto dall'ambito con cui fino a quel momento era stato identificato e si confronta con Kant. Perché confrontarsi con Kant? Lui lo spiegava spesso in questo modo, e cioè se bisogna affrontare un problema, bisogna affrontare quel problema laddove è più difficile. E perché Kant in questo caso è più difficile? Kant è più difficile perché la filosofia di Kant è perfetta, è apparentemente perfetta, perché si tiene tutto, perché è un castello in cui ogni cosa sta perfettamente al suo posto. Ciò che allora bisogna cercare di fare, così diceva, è cercare di vedere se in questo castello, se in questa costruzione perfetta c'è qualche cosa che non torna. Cioè se c'è qualche cosa che in realtà lascia degli spiragli, che lascia capire che le cose sono più complesse. Bene, i limiti del trascendentale in Kant, tra l'altro mi raccontò come il titolo non l'avesse trovato lui, quindi forse il titolo non compare mai così nel libro, ma non riesco a ricordarmi a chi lo attribuiva. I limiti del trascendentale in Kant comunque è il tentativo quindi di vedere come anche una filosofia perfetta alla fine ha qualche punto di incrinatura. È un'idea che riprese poi più tardi con un altro libro intitolato Oltre il trascendentale, con uno spirito simile. Il trascendentale, Rigobello lo faceva notare spesso, è qualche cosa di diverso da ciò che è trascendentale. Cioè non si tratta più di utilizzare trascendentale come un aggettivo per indicare per esempio alcuni tipi di conoscenza, no? La conoscenza universale, in fondo trascendentale è un termine più che noto alla filosofia fin dal Medioevo e che probabilmente originariamente in Kant non significa molto di diverso rispetto a questo, che però quando viene trasformato in un sostantivo indica, per così dire, la pretesa o l'intenzione di comprendere tutto prima di conoscerlo dal punto di vista dell'esperienza. Qui vorrei notare che spesso quando Rigobello leggeva degli autori classici ho l'impressione che questi autori classici non si sentivano dalle loro tombe molto ben interpretati. Questo era tipico del suo modo di leggere, cioè si prendevano degli spunti, li si rielaboravano e diventavano una cosa nuova, ecco. Era un procedimento
che certamente era affascinante e che lui stesso però si preoccupava di sconsigliare ai suoi studenti, no? A chi gli diceva: ma professore, vedo che lei fa così, quindi l'ho fatta anch'io. Lui rispondeva: sì, ma io posso permettermelo, tu no. Ecco, quindi probabilmente Kant non si sarebbe molto riconosciuto in questa interpretazione, però importante certamente per noi studenti, quando ero studente era interessante vedere appunto come c'era un meccanismo, per così dire, che si rompeva. Nel 1968, quindi un anno importante per molti motivi, pubblica invece l'altro suo libro che resterà molto noto e che è Legge morale e mondo della vita, che ancora quando io ero studente si riusciva ancora ad acquistare nell'edizione originale. Tra l'altro non so neppure se sia stato mai ristampato. Ecco, Legge morale e mondo della vita, l'espressione mondo della vita viene chiaramente da Husserl e quindi è il testo in cui, per così dire, il suo punto di riferimento, ecco, il suo interlocutore si sposta, rimanendo sempre in un ambito linguistico tedesco, da Kant a Husserl. Probabilmente anche in questo caso forse ho l'impressione che Husserl non si sentiva molto ben interpretato, anzi nei confronti di Husserl Enrico Bello confessava in privato che la lettura di Husserl era veramente insopportabile. E forse questa espressione però è tratta dall'opera più sopportabile di Husserl, cioè La crisi delle scienze europee. Sotto la pena di Enrico Bello, che cosa significava quindi il mondo della vita? Significava che al di là di tutte le strutture conoscitive, rappresentative, spesso il termine rappresentazione, lui aveva questa sfumatura della oggettivizzazione di qualche cosa, ecco, al di là di tutto questo c'è un originario, c'è una esperienza immediata, c'è una profondità che non riesce ad entrare in qualsiasi sistema concettuale si voglia elaborare. Ecco, fenomenologia quindi in un senso certamente alquanto più sfumato rispetto al suo significato filologicamente più corretto, che veniva interpretata come l'emergenza, l'indubitabilità di qualche cosa che prima di qualsiasi concetto, prima di qualsiasi descrizione stava lì, insomma. Mi ricordo che spesso durante le lezioni, quando sorgeva il problema abbastanza ovvio della attendibilità, ecco, di quella che lui chiamava una descrizione fenomenologica, un referto fenomenologico, e cioè che cosa si può fare per rendere cogente, per rendere solido, comprensibile qualche cosa che non è dimostrato ma che è soltanto visto. Lui semplicemente rispondeva che in realtà non si può fare niente. Se c'è qualcuno che dice: beh, io tutto questo non lo vedo, lui alzava le spalle e diceva: beh, se non lo vedi non ci posso fare niente. Ci posso fare niente se non forse invitare a uno sguardo più attento, a uno sguardo più libero da pregiudizi. Tutto questo credo che sottolinei abbastanza bene come l'idea stretta, l'idea diciamo anche originale, ecco, di argomentazione, di dimostrazione, forse era un po' lontana dalla sua sensibilità. Cioè non si tratta tanto di dimostrare, ma si tratta di attirare l'attenzione su qualche cosa che a volte proprio le dimostrazioni possono mettere in ombra. Legge morale e
il mondo della vita, beh, è il testo con il quale Enrico Bello divenne ordinario di filosofia morale. Anche se è evidente che il titolo, pure se contiene una E che collega i due termini, in realtà vuole quasi suggerire, l'andamento del libro quasi lo suggerisce, qualche cosa che un pochino si sposta verso la O dell'alternativa. Si sposta verso la O dell'alternativa perché la legge morale, che certamente va benissimo, che certamente c'è, ovviamente gli omaggi di rito appunto a una moralità intesa in un senso normativa o attraversano tutto il libro, ecco, è però proprio una concezione della moralità intesa dal punto di vista normativo rischia in realtà di far vedere di meno, di velare, di mettere in ombra appunto la ricchezza di una vita che va al di là delle norme, al di là delle regole. Anticipo ciò che poi volevo dire più tardi, ciò che dirò insomma in forma più ampia più tardi. Per un certo numero di anni, non pochissimi, Enrico Bello insegnò etica all'Università Lateranense. Ecco. Ecco perché lo faceva. Anche qui penso che in pubblico, soprattutto in ambienti pubblici, ecclesiastici, certo non lo diceva, però in privato, magari dopo qualche grappa, lo diceva. In genere la sua regola era che in onore della Trinità dovevano essere sempre tre le grappe dopo il pasto. Diceva che in fondo certo non gli mancava lavoro, non lo faceva per soldi ovviamente, diceva semplicemente mi pare importante che anche degli studenti, poi appunto quasi sempre studenti di teologia o comunque una prospettiva, ecco, di cultura cattolica, ecco che gli studenti abituati a sentire cose tanto rigide almeno sentano qualcuno che parla di certe cose in maniera un po' più aperta, certo senza contestare, perché il suo spirito non era quello della contestazione, dell'opposizione, penso che era difficilissimo classificarlo come un progressista che non era, ecco. Semplicemente parlava di cose in maniera un po' diversa, cioè lasciando aperte porte, spiragli, e in particolare forse nel terreno appunto dell'etica, della morale, ecco, perlomeno far capire che non si trattava soltanto di regole appunto, ma si trattava di una comprensione della persona, era una cosa importante. Terzo punto. Bene, ma alla fine appunto questo sguardo fenomenologico che cosa fa vedere? Nell'89 Enrico Bello pubblica Autenticità della differenza, ecco, che più o meno appunto considerando la mia classe, no? il testo e la prospettiva con la quale mi confrontai di più entrato all'università, per un puro caso la mia prima lezione universitaria che ascoltai appunto era una lezione sua, della quale non capivo nulla peraltro. Autenticità nella differenza, con anche l'espressione strettamente collegata che fu quasi un suo cavallo di battaglia per parecchi anni, di straneità interiore. In parole povere di che si trattava? Povere non perché voglio rendere povere davanti a voi, ma perché voglio appunto un po' riferire poi in maniera più colloquiale come cercavo di spiegare certe cose. In parole povere si trattava semplicemente del fatto che
alla fine una qualsiasi comprensione appunto dell'essere umano, della persona umana se vogliamo, si scontra con il fatto che al centro dell'essere umano c'è qualche cosa che è diversa dall'essere umano. C'è qualcosa che è diverso, c'è qualcosa che è strano, ecco, c'è qualcosa che è strano. Certamente è facilissimo riconoscere in espressioni di questo tipo un ego agostiniano, in interiore homine habitat veritas, cioè più si va nel centro e più si trova qualche cosa che non siamo noi stessi, ecco. Il tentativo però di Rigobello era quello di dire queste cose non soltanto in termini ma anche in concetti, anche con una sensibilità che non fosse immediatamente e necessariamente cristiana. Questo era un suo sforzo sia a livello del linguaggio. Lui diceva spesso: io sono il professore di tutti all'università e quindi non posso far pensare che le mie lezioni sono per i cattolici. Vabbè, io sono il professore di tutti. Sia a livello di linguaggio, che è relativamente facile, sia a livello di concetti, dove invece è più difficile. Ecco, il suo modo di parlare della, appunto, dell'estraneità interiore è un tentativo di questo tipo e quindi non certamente è facile trovare anche nei suoi scritti dei riferimenti, delle allusioni che poi in ultima analisi sono in una prospettiva credente, però è interessante vedere che questi non sono mai in primo piano e lasciano sempre aperta la possibilità anche per una interpretazione differente, ecco, che non sia quella religiosa. Raccontava spesso un episodio della sua giovinezza quando a una conferenza pubblica raccontava così una signora, disse a chi le stava accanto, che era più corto, disse: ma senti, ma io non capisco, questo qui no, parla sempre dell'assoluto, ma cos'è? Rispose: guardi, sarebbe Dio, ma non si può dire. Ecco, lui lo raccontava come una battuta, però in realtà lo prendeva in una maniera più seria, cioè non si tratta soltanto di parlare di cose religiose sotto mentite spoglie, ma si tratta di trovare in realtà quelle costanti umane che permettano di capire o di entrare in una certa prospettiva anche indipendentemente da una fede esplicita. Quarto punto, in realtà avrei potuto dirlo anche prima, perché questo è un termine che fin dalla legge morale e mondo della vita compare come centrale e poi attraversa gran parte della sua riflessione, cioè l'idea di testimonianza. In genere a lezione la presentava in questo modo, diceva: Paul Ricoeur ha parlato di una via lunga, appunto riferendosi a se stesso, in rapporto alla via breve di Heidegger. La via breve di Heidegger, come dire, salta tutti i passaggi, va subito al cuore, diciamo, ontologico, ecco, delle questioni, ricorre attraverso tutte le scienze umane, in un modo che lui stesso ammirava molto, ma certamente non si sentiva di poter condividere. Cioè, io non ho la pazienza di fare tutti gli studi specialistici che Ricoeur fa. E però, dall'altra parte, anche la via di Heidegger è troppo breve, dice, quindi facciamo una via intermedia, né così lunga e né così breve. Quella che presentava appunto come la via della testimonianza. Ecco, è interessante che la testimonianza appunto non è una dimostrazione, perché non dimostra un bel nulla, non è però neanche una pura esigenza, è una cosa che sta appunto a metà strada. Cioè, testimoniare qualche cosa significa il far vedere che questo qualche cosa ha un valore umano, un valore personale, che perlomeno in un caso si è realizzato. E già quello è molto, già quello è importante. Ecco, penso che tutto questo è interessante perché fa vedere un nesso, appunto, che nei suoi scritti, anche nelle sue parole, era più che altro implicito, che però poi un po' alla volta si capiva, tra la filosofia
è una forma di vita, insomma. Cioè mettere l'idea di testimonianza al centro della riflessione filosofica non significa ovviamente trasformare la filosofia in un discorso edificante, però dall'altra parte significa anche almeno far intravedere il fatto che non si sta parlando soltanto di concetti, di parole, ma è un modo ovviamente molto mediato, molto elaborato di dire qualcosa che alla fine ha un riferimento pure con la vita, con la propria vita. La filosofia da questo punto di vista non è indifferente. Ecco, in fondo da questo punto di vista io direi che lui c'è stato sempre un amore socratico che non è mai finito tra i suoi piccoli testi e anche tra i suoi grandi confronti. Ecco, c'è stato anche quello con Socrate. E allora, quinto e ultimo punto, questa è un'espressione anche che compare forse nel suo piccolo libro che è diventato più celebre perché era un'introduzione alla filosofia, perché la filosofia, anche lì con un'idea di filosofia molto, molto ampia, devo dire, molto libera, molto aperta, ecco, verso la fine compariva questa espressione, la risposta non omogenea alla domanda. Che cosa intendeva dire? Intendeva dire che certamente la filosofia non è fatta soltanto di domande, è fatta di domande e di risposte. In alcuni casi però la domanda si situa a un livello dove la risposta non può esserci e la risposta deve essere a un altro livello. Cioè la filosofia ha la preziosa capacità anche di porre delle questioni che vanno al di là di essa. Che vanno al di là di essa. Beh, certamente, anche qui si potrebbe dire, beh, è il rapporto tra, non so, tra ragione e fede. No? Ovviamente. Soltanto preferiva non dirlo con queste parole. Preferiva non dirlo con queste parole e lasciare la questione più potremmo dire più schematica, più indeterminata, cioè preferiva sottolineare appunto l'esigenza che con tutto il positivo che la filosofia ha, tuttavia è legata anche ad un positivo che sta da un'altra parte e che tutto sommato rende anche molto più libera la filosofia stessa. Questa era una cosa che spesso in privato non sottolineavo, cioè in fondo chi ha fede è molto più libero nei confronti della filosofia perché sa che la sua salvezza non dipende dalla filosofia e quindi, come dire, non è che si scalda, si entra in polemiche, intanto sa benissimo che le cose veramente decisive stanno altrove, ma quindi la filosofia è importante certo, ma non decisiva. Ecco, e su questo io vorrei concludere. Prima ho detto che ho un po' anticipato una piccola nota. Cioè vorrei concludere semplicemente accennando al fatto che sarebbe molto interessante appunto vedere quale è stato il rapporto, diciamo anche in termini giornalistici, ecco, di Rigobello con il mondo cattolico, ma certamente filosofo cattolico, su questo non c'era nessun dubbio. Filosofo cattolico che tuttavia quando organizzava i suoi convegni invitava sempre non cattolici se non marxisti, all'epoca in cui c'era il buon sano marxismo ma combattivo, e alla fine di queste relazioni, no, dei suoi appunto amici, no, dalla sponda, diceva sempre: ma sono molto deluso perché ti ho invitato sperando che poi di poter dire non sono d'accordo, invece sono d'accordo. Una volta mi raccontò
catalogo completo delle sue pubblicazioni c'è, che gli chiesero una recensione di Credere di credere, il libricino di Gianni Vattimo che conosceva, penso, da parecchi decenni, no? Cioè da quando erano entrambi giovani, Gianni Vattimo giovanissimo, insieme nell'Azione Cattolica, insieme con Toni Negri, per capirci, insomma, che era quella generazione. Gli chiesero questa recensione, ovviamente con il sottinteso che sarebbe stata una bellissima stroncatura. Ecco, lui accettò, ovviamente contentissimo, dando indietro quella che non era una stroncatura, ma era in fondo una recensione di grande apprezzamento. No, grande apprezzamento perché percepiva qualche cosa di autentico, qualche cosa di vero. Quindi anche se alla fine poi nelle prospettive, negli orientamenti o anche nella stessa impostazione della domanda sicuramente si potevano essere d'accordo, sulla sincerità no, sulla sincerità si poteva essere d'accordo. Ecco. Può essere che lì giocava anche una antichissima, seppure poi allentata, conoscenza personale forse, però credo importante che per così dire, che l'atteggiamento fosse sempre quello del cercare di capire appunto che cosa c'è di umanamente sincero, di umanamente significativo al di là delle opinioni, anche delle scelte, anche degli atteggiamenti, no, differenti. Nel 1985 Enrico Bello fu uno dei relatori principali al celebre convegno ecclesiale di Loreto. Erano gli anni degli scontri pubblici molto violenti tra presenza e scelta religiosa. Ecco, chi ha vissuto poi quegli anni sa subito che vuol dire parlare dei due grandi partiti ecclesiali, diciamo, che all'epoca c'erano. Evidentemente Enrico Bello venne invitato per non dare troppa soddisfazione a nessuno dei due partiti e ricordo chiaramente poi la delusione dei giornalisti perché tutti si aspettavano di sentire a chi dei due dà ragione, non dava ragione insomma a nessuno, a nessuno in generale, cioè il problema era il problema di una autenticità che ovviamente non è autoreferenziale, ma che è quell'autenticità che significa anche apertura, capacità di ascoltare. Ecco, io credo che questo suo atteggiamento, ovviamente con tutti i limiti che sono i limiti umani, i limiti del fatto che ognuno di noi vede soltanto una parte, ecco, sia forse tra le cose più importanti che possono essere prese, forse portate avanti, anche al di là, ecco, della difficoltà forse di ricostruire poi esattamente, no, tutto un pensiero, le sue componenti, il punto di arrivo, il punto di fine. Ecco, forse il punto di fine non c'è. Qualche volta si dice che l'eredità più grande che le persone lasciano è ciò che non hanno fatto, non ciò che hanno fatto, quindi non c'è una fine, c'è ancora del lavoro da fare. Credo che almeno raccogliere questa eredità intellettuale, ecco, dell'apertura, del tentativo di comprensione che è contemporaneamente intellettuale e umano, penso che sia importante. Grazie.